Ecco, per accedere all'abitazione partiamo da questa piccola piazzetta che è l'ultimo luogo dove una vettura può fare manovra. Dopodiché si può procedere con la macchina, anche se macchine strette, come vedremo la strada è stretta, ma in fondo non si può fare manovra e quindi bisogna tornare in marcia indietro. Quindi insomma da usare solo in casi, diciamo, estremi di necessità. Percorrendo la parte finale di pietra secca che si estende longitudinalmente, come si vede in piano, da est verso ovest. In questo momento stiamo andando in direzione ovest e qui a sinistra c'è la bella paesaggio, c'è il lato meridionale e quindi in quest'ora sì, siamo alle 11 del 5 ottobre di una giornata solata. Forte l'illuminazione. Sotto c'è il viadotto dell'autostrada, pochi chilometri qui, il casello sia da Garzoli da un lato che da il casello di Tagliacozzo dall'altro e quindi è vicino a Roma. Completiamo ora il percorso di avvicinamento con questo lungo ultimo tratto. Possono vedere anche le case piccoline. Sono abitate, alcune ristrutturate. Siamo a un livello, diciamo, inferiore a quello superiore, che è la terrazza naturale di pietra secca, che ha un ampissimo panorama e paesaggio. Ecco, la nostra casa si trova lungo questa costruzione sulla sinistra. La prossima, il numero 49, questa è la porta d'ingresso alla finestra della cucina e proseguiamo un attimo solo per vedere la graziosa piazzetta con la panchina e dove si apre il paesaggio. Facciamo adesso la visita dell'appartamento. Questa è la porta con la finestrella della cucina in ingresso, appartamento molto piccolo. Ecco, qui abbiamo il tetto bello nuovo, spiovente in legno, qui è una cucina e qui si entra nel piccolo bagno con la doccia sullo sfondo, alto circa 2 metri. Abbiamo la camera da letto, anch'essa con il tetto spiovente in legno, lo spazio per un letto e un piccolo armadio. E bello faccio consueto di pietra secca sulla valle. Qui c'è un piccolo spazio per un ripostiglio. Adesso usciamo, andiamo a visitare la piccola cantina realizzata sotto l'appartamento e approfittiamo per vedere questa graziosa piazzetta che si trova all'estremità occidentale di pietra secca, quindi in fondo al paese, in quanto l'ingresso è da oriente. La casa è esposta nel lato a mezzogiorno. Ecco, qui si entra in questo piccolo corridoio che dà accesso appunto alla cantina, piccolina anch'essa, bassa, ma insomma si può stipare qualcosa qui dentro. Qui alta più o meno 1,90 di luce, e qui c'è questo grosso serbatoio.